B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio, con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Il piccolo Giro di Lombardia conta per la 70ª edizione della partecipazione di corridori provenienti da Austria, Francia, Slovenia, Ucraina e naturalmente al meglio del ciclismo nostrano. In totale 170 dilettanti di elite e under 23. Una gara impegnativa di ben 180 km, disseminati di varie difficoltà, con il mitico Ghisallo da affrontare a 35 km dalla conclusione. Sulla salita di Sirtori in evidenza Roberto Giucolsi con il gruppo a pochissimi secondi. Dopo l'Urago d'Erba nasce un'azione di una decina di uomini che caratterizzerà la fase centrale della corsa. Tra loro motativi Oscar Pozzi della Pagnoncelli e Walter Ferri della Romagnola MBM. Inizia la salita del Ghisallo, scatta Ferri e presto fa il vuoto alle sue spalle. Pozzi, molto atteso, invece delude e cede vistosamente. Walter Ferri continua a conquistare terreno allo stesso modo. Faustini l'anno scorso conquistò il piccolo Lombardia. Ferri transita sulla cima del Ghisallo, gremita di gente, con una quindicina di secondi di vantaggio su Gianluca Valotti, che nel frattempo ha superato Lupi. Ferri, anziché incrementare il proprio vantaggio, nel tratto in discesa cede vistosamente. Ad Albavilla viene raggiunto. Scattano poi in quattro Lupi, Faverio, Valotti e Garzelli, ai quali si accodano proprio al passaggio sotto il traguardo. Ferrari, Sacchetti, Simonetti e Codol. In otto a percorrere gli ultimi 13 km di gara ed in otto si presentano sul rettilineo d'arrivo. Ai 200 metri finali è già nettamente in testa Stefano Garzelli. Per Sacchetti, Ferrari e Simonetti le posizioni di rincalzo. Stefano, una stupenda prestazione la tua oggi sul traguardo del 70esimo Giro di Lombardia. Sì, non ci speravo, però tutto l'anno che ero lì, tutto il giorno a menare, però di verità non pensavo di vincere. È un abbraccio tra varesini il vostro. Sì, poi adesso siamo in vacanza anche insieme, quindi siamo molto amici. Ti speravo, però seconda vittoria tutto l'anno che sono lì e niente, sono contentissimo, non ci credo neanche ancora di la verità, perché Lombardia è Lombardia. Il ciclismo, al di là dei tatticismi, è pur sempre uno sport individuale e Garzelli lo ha dimostrato vincendo il 70esimo piccolo Giro di Lombardia, che di piccolo ha soltanto il nome.